Lunedì 30 ospiteremo in Aula Magna il professor Giorgio Parisi e sarà, diciamo, l'ultimo dei premi Nobel che inviteremo per le celebrazioni degli 800 anni, quindi il dodicesimo. Ne abbiamo voluti 12 perché è uno per ogni mese dell'anno. E lunedì avremo anche il grandissimo onore di conferire il dottorato honoris causa al professor Parisi. Gli verrà conferito all'interno dell'Aula Magna, ci sarà poi una lezione del professor Parisi medesimo e siamo davvero tutti molto emozionati e ansiosi di vedere cosa ci racconterà. Sarà con Giorgio Parisi l'ultimo appuntamento con i premi Nobel che in quest'anno di celebrazioni hanno visitato Padova. Sarà l'occasione per assegnargli il dottorato ad honorem in physics, in inglese proprio per il suo valore internazionale. La curiosità sta nel fatto che il professor Parisi, vincitore di premio Nobel e che nella sua carriera ha collezionato titoli e premi, non era ancora in possesso di un dottorato. Il professor Parisi non aveva un dottorato perché all'epoca, quando lui studiava, il dottorato ancora non esisteva e per cui con grandissimo onore gli verrà conferito il dottorato ad honorem in physics.